L'onorevole Paolo Romano, presidente del Consiglio regionale della Campania, ha promosso un incontro per discutere del problema del policlinico di Caserta. Onorevole, che è emerso da questo incontro? Ma innanzitutto l'incontro è stato sollecitato, da tutte le forze sindacali, dall'istituzione della provincia di Caserta, con in testa il presidente della provincia e il sindaco della città capoluogo. Abbiamo organizzato questo tavolo ieri sera, dove erano seduti la Condotti, che è l'impresa, la nuova impresa che deve costruire il policlinico, deve ultimare i lavori del policlinico, però c'è tutte le sigle sindacali sia a livello provinciale che a livello regionale, il sindaco di Caserta, il presidente della provincia. C'erano tutti i consiglieri, gran parte dei consiglieri della provincia di Caserta. Abbiamo affrontato questo nodo, questo problema che riguarda un po' la lentezza con cui si stanno riprendendo questi lavori. Il problema più importante per cui si sta verificando questo è che ci sono 104 dipendenti della vecchia società che non trovano collocazione con la nuova. Dobbiamo premettere una cosa, che la nuova azienda non ha, la nuova impresa non ha nessun obbligo nel riprendere al proprio carico, per caricarsi questi dipendenti della passata impresa. Quindi questo è un punto che bisogna chiarire. Però è chiaro che si parla di un'opera pubblica, quindi come tutte le opere pubbliche hanno una ricaduta sociale anche sul territorio e anche occupazionale. È chiaro che rispetto a questo si deve trovare una giusta sintesi. Tutti devono fare un passo avanti, sia le forze sindacali che anche l'impresa. Ieri è stato aperto un piccolo spiraglio da parte della Condotti S.p.A. Ci siamo aggiornati a 15 giorni per verificare se questo spiraglio, che è stato aperto, ripeto che è piccolissimo, possa essere aperto maggiormente oppure si chiuderà definitivamente. Fra 15 giorni sapremo le risultanze di questo incontro. È chiaro che uno degli obiettivi della regione che noi rappresentiamo, quello lì che innanzitutto si debba completare l'opera, che dobbiamo garantire anche il lavoro a quei lavoratori che da questo momento in poi troveranno occupazione nel prosieguo dei lavori, ed è chiaro che si deve cercare di cautelare anche chi il suo lavoro l'ha perso. Noi stiamo facendo il possibile, stiamo cercando di trovare le soluzioni possibili. Rispetto a questo vedremo fra 15 giorni se le parti che si sono incontrati continueranno a fare passi avanti o ci sarà ancora qualche passo indietro.